strapieno di marmellata e sciroppo d'acero si puccia così nella cioccolata. Risposte dei lettori. Mi è arrivato il passaporto. Blu, eh. Guarda che bello. Una pubblicità. Magico, sta cioccolata calda. Allora, per quanto riguarda Ubuntu, disinstallato, basta. Per quanto riguarda Ubuntu sulla PlayStation 3, io stavo dicendo sulla PlayStation 3, non so, forse sui PC, sui Macintosh è fantastico, ma sulla PlayStation 3 non l'ho trovato così fantastico. Comunque l'ho già disinstallato. E sì, effettivamente ho pensato anch'io che era andato in modalità live perché era troppo lento. Però sui forum dicevano che con la PlayStation 3 non si poteva mandare in live. E io, quando c'è stato il coso lì da schiacciare install, non ho certamente scritto live. Ho preso premuto enter, che install era messo di default, quindi premendo enter doveva naturalmente farmelo install, però si vede che l'ha mandato in live. Comunque l'ho disinstallato, ho messo Yellow Dogtail. Allora, problema con la risoluzione? Nessuno. Problema con wifi? Pochi. Cioè, adesso ho fatto un video ma non l'ho ancora messo, però il wifi va, però non sono riuscito a configurarlo con la password. Allora praticamente mi sono connesso a internet usando il vicino, che sai, no, quelli che comprano il router e non sanno mettere la password e lasciano il network aperto sempre, no? Ecco, uno di quelli lì. Addirittura il network si chiamava Linksys, proprio quello di default. Invece il mio si chiama MirConnect. E c'è la password WAP. Molto bella. Però lì dove devo configurare il network mi chiede key, encryption key. Allora io ho provato tutte le password che avevo, anche in esadecimale, con 0, no, com'era? X00X, e poi dovevo mettere tutti i numeretti. Non è vero. Poi, comunque, io l'ho tolto. Allora, voi dire, avete chiesto, perché l'hai messo? Perché io voglio un browser che abbia l'ultima versione di Flash 9 per poter visualizzare siti come Hulu.com, ABC.com, Fox.com, CBS.com, che mettono gli episodi di telefilm gratis da vedere. Che purtroppo il browser interno della PlayStation, come probabilmente anche quello di Xbox, il browser interno del... Ah, è vero che non c'è. No, però quell'altro del Wii, stesso problema. Perché i browser di queste console e anche i telefonini usano una versione di Flash diversa, che non è quella aggiornata ultimissima, però non va. Bye. Comunque, provate a installare Flash. Ho scaricato dal sito di Flash, provate tutti e tre, c'era RPM, il GZ e Yum. Allora, quello che ho fatto a caso, poi li ho provati tutti e tre. Il primo era il migliore perché c'aveva anche l'installer e mi mette il so file, un file so con l'estensione so nella cartella plugin Mozilla user lib, tutto a posto. Però non va, cioè Flash non è riconosciuto per niente, neanche su YouTube, che va anche una versione scarsa di Flash, non andava. Allora io sono entrato come root, guarda che qua c'è l'esperienza di minuti e minuti su Linux,
Sono entrato come root, sono andato nella cartella user lib mozilla plugins, ho scancellato quella cosa che mi aveva messo, che non è che mi aveva messo proprio un suo file fatto bene, era tipo un linkato con una freccina. Allora ho detto, questo qui sicuramente ha scasinato. Allora l'ho cancellato, ci ho messo il file so da un altro file che ho scaricato direttamente lì. E non va. Allora, morale della favola, Firefox non mi va con Flash, non so perché. Dovrò spatacare 300 forum per capire cosa è successo. Ok, cos'era il video di oggi? Ah, domande della giornata. Allora, ciao, ho un problema con il menu orizzontale del mio sito realizzato con Drupal. Praticamente il problema sono i sottomenu. Con qualsiasi browser vengono visualizzati correttamente, mentre solo con Internet Explorer vengono visualizzati larghissimi. Larghezza dello schermo. Ti lascio il link del sito. Allora, premesso che non ci lavoro quasi sempre con Drupal. Ho detto Drupal bello, però in realtà faccio pochissimo. Questa deve essere una questione più di CSS che di Drupal. Però non ti posso aiutare perché non c'ho Internet Explorer su questo sito, non posso vedere. Non lo so. Comunque adesso Drupal è finito. Adesso però prossimo cosa che voglio provare Expression Engine. Che tutti i miei amici lo usano e hanno detto che è fantastico. È solo l'unica cosa che non è gratis, costa $300. Però hanno detto che è bellissimo, è facilissimo da usare. Io l'ho provato due volte perché c'è la versione gratis da scaricare. Mi si è incasinato subito. È il bello che non sono più riuscito a rimetterlo a posto. Ma adesso lo tenterò di nuovo. Magico. Quindi e non lo so, quello lì del CSS bisogna spataccare. Non ho una risposta pronta. Bisogna spataccare. Io di solito quando c'ho problemi in Internet Explorer, innanzitutto vado su un PC e provo a spataccare usando la versione di Dreamweaver su PC. Così posso fare il test. Perché se spesso succede quella cosa lì, allora vado nel Mac, cambio qualcosa in CSS, riupload, vado di là, è sempre una merda. Allora mi ci vuole un sacco di tempo. Allora mi scarico una versione su PC e spataccare lì. Comunque dopo c'è quando proprio non c'ho voglia di spataccare troppo e c'è una funzione molto bella che serve per una condizione che dici se il browser è Internet Explorer allora fai questo CSS, no? Allora spesso carico questa funzione negli HTML, così se c'è Safari usa il mio CSS originale, se c'è Internet Explorer usa il CSS originale, in più ci sono due o tre istruzioni fatte apposta, così si risolve il problema. Quindi ti consiglio quello. Basta. Ciao. Il mio futuro sarà diventare uno stilista e vorrei creare un logo tutto mio. Ho visto che sei molto bravo che i loghi. Che dici, aiutami di fare un logo? Non c'ho voglia. Allora, ci sono tre regole a casa mia. Una, non si lavora di sabato e di domenica. Due, rotto libero. Tre, scorreggio libero. Quindi io di sabato, l'altro giorno ho lavorato perché non sono andato a lavoro, però io di sabato no.